Buonasera e benvenuti a tutti. Io sono Federica Bernardo e in questo momento rappresento il Grand Hotel Parkers di Napoli. Siamo molto felici di ospitare la presentazione del nuovo libro di Maurizio De Giovanni, Rondini d'inverno, sipario per il commissario Ricciardi, e diamo quindi il benvenuto al nostro graditissimo ospite Maurizio De Giovanni. Alla dottoressa Anna Copertino, giornalista di Rai TV Italia. Al duo Quanoro e Banesis, rappresentato da Serena Pisa e Viviana Cangiano. Alla libreria Raffaello, nella persona di Luca Di Costanzo, che si curerà della vendita del libro. Un aspetto che mi preme sottolineare è che 2 euro per ciascuna copia del libro saranno interamente devoluti al Parco Nazionale del Vesuvio, che come sappiamo vive un momento difficile. Coloro che sono già in possesso del libro possono comunque dare un contributo libero, e le donazioni saranno interamente gestite dal dottor Pasquale Raia, direttore della sede di Ottaviano di Lega Ambiente, dedicata a Mimmo Beneventano, vittima innocente della camorra. Un ultimo dettaglio e vi lascio: dopo la conferenza siamo lieti di ospitare il firmacopie e un aperitivo in terrazza Le Muse. Il nostro restaurant manager, che non vedo in sala, Giovanni Avolio, ha ideato e dedicato al commissario Ricciardi, a Maurizio De Giovanni, un cocktail Ricciardi. Il cocktail dell'estate. Esatto. Chiaramente per i presenti in sala è prevista una riduzione del 25%. Grazie a tutti per essere qui presenti. Possiamo dare il via alla presentazione. Grazie, gli do il mio microfono a Maurizio che sicuramente funziona. Buonasera a tutti, sono felicissima di avervi qua, tanti, numerosi, nonostante il caldo, nonostante ci siamo già incontrati di recente, abbiamo potuto festeggiare il ritorno del commissario Ricciardi. Voglio ringraziare tutti, veramente tutti quelli che hanno reso possibile questa cosa, ma soprattutto Maurizio, che nonostante i mille impegni mi fa sempre un regalo bellissimo, è quello di una presentazione. Quindi se lui è d'accordo, non abbiamo avuto modo di confrontarci più di tanto perché incasinati come siamo, volevamo iniziare questa presentazione, questo incontro con Maurizio, dove racconteremo un po' Ricciardi, Maurizio leggerà per noi e magari capiremo meglio l'evoluzione di questi personaggi, quest'amore, questo sparare al commissario Ricciardi che ci ha fatto stare innanzi a tutti quanti, ma soprattutto quello che è una vicenda che oramai ci appassiona tantissimo. Allora, grazie a Serena e Viviana e partiamo con voi. L'amicia mia è sana che torna, casi per tutte no cambia stato, sono già 3 giorni, visciuto un fine, mo se immaginato, che tu cresciuto in coppa cuore mio, meritati. La porta aperta buoni a sera, sperando da trovare vicino a me. Volando per città nove stramano, tu non puoi sapere che te ne vengo, oggi rimane, e se non trovo mai che te va bene, quando te ne vai l'amico sa. Porta aperta buoni a sera, sperando da trovare vicino a me.
torna l'amice tua e sanca tua orna. Tutte se son formate a tutta ric, rindasti orna, una soltanto era che buona amica, nulla c'è vista e non c'è chi ho venuta, fosse per tu. Lascia porta aperta quando è sera, sperando da trovare vicino a me. Grazie. Grazie. Posso dire che grazie a loro ho fatto un regalo bellissimo a Maurizio, perché ci eravamo sentiti come quando prendiamo accordo per fare una presentazione dopo aver parlato con Paola, che è quella che gestisce l'agenda, e Maurizio mi ha scritto, dice: Maurizio, come vogliamo organizzare questa presentazione? Chi vogliamo far leggere? Leggi tu sicuramente, però che vogliamo fare come accompagnamento musicale? E ci siamo detti, insomma, di questo duo, queste ragazze incredibilmente brave che riescono a cantare da giovani le melodie, quelle vere, quelle belle napoletane che piacciono a noi. E quindi le ho subito contattate, devo dire la verità, da grande cuore napoletano che siamo, hanno subito accolto, insomma, essere con Maurizio è sempre un regalo bello anche per noi. Quindi, rondinelle, queste rondini che tornano, non perché primavera, ma perché devono tornare. Un Ricciardi diverso che approccia l'amore finalmente sotto la pioggia, riesce a baciare la donna che da sempre scruta da una finestra. Occhio Anna, perché non tutti l'hanno letto ancora, quindi Andrei io non ho scontato che tutti hanno Andrei letto. Andrei per scontato è allora, pur sempre un giallo, quindi non dico più nulla, abbasserei il velo su non questo. Dico più nulla. Io dopo è scontato perché io li divoro i tuoi libri. Lo so, ma non, magari qualcuno, siccome ne ho firmato qualcuno e spero anche qualcuno lo compri, non per la seconda volta, perché vi avverto che tutte le copie vanno a finire nella stessa maniera, quindi non... No, però possiamo dire che sopra sul Solarium, dove andremo sulla terrazza delle Muse, ci saranno anche le altre copie, perché i lettori di Maurizio De Giovanni amano acquistare altre copie, anche se sono già state edite, perché si regalano, perché è bello regalare la cultura. Tra l'altro abbiamo qui, ha superato il grande padre Andrea Camilleri, e sei primo superato in classifica di no. Superato direi l'hai di no. L'hai fatto. Superato direi di no. No, il maestro è insuperabile per definizione. Io sono felicissimo, innanzitutto fammi ringraziare te Anna. Grazie. Il Parkers, che è il posto, uno dei posti più belli della città, come si può vedere a occhio nudo. Però fammi dire anche subito, immediatamente, che chiunque abbia un microfono in mano in questo momento deve richiamare fortemente l'attenzione su quello che sta accadendo in questa regione. Questa regione brucia perché il popolo di questa regione è abituato a stuprare questa terra. In tempi in cui si dibatte sui diritti di cittadinanza, io credo che non abbia diritto di cittadinanza chi non ama a sufficienza questo posto in cui viviamo, perché non è che è sufficiente lamentarsi per i servizi che sono difettosi, perché ci sono problemi, perché qualcosa non va, e ci lamentiamo tutti, sempre e tanto, però poi nel momento in cui si deve alzare lo sguardo e dire che va rispettata, amata e coltivata e conservata questa terra, tutti quanti ne facciamo a meno. Io credo che gli scrittori di questa regione, che sono tantissimi e che hanno correttamente, perché ce ne sono tanti e molto bravi, stanno correttamente le luci della ribalta,
i calciatori, i cantanti, gli artisti, gli scultori, i pittori, i proprietari di strutture, quelli che faticano ogni giorno onestamente e pagano tutte le tasse che devono pagare fino all'ultimo centesimo, hanno il diritto e il dovere di richiamare l'attenzione dello Stato su quello che sta succedendo qui. Quindi io sono felice di aver scritto questo libro, sono felice di avere tanta gioia, tanto affetto e tanta attenzione attorno, però io devo approfittare di questa attenzione, perché ogni forma di attenzione a un cittadino della Campania deve essere immediatamente convertita in una richiesta di aiuto e di attenzione. Quindi vi prego tutti, sui social, sui blog, sui giornali, in ogni maniera, in ogni momento, di alzare la voce e di richiamare fortemente l'attenzione su quello che sta succedendo, che è assolutamente gravissimo. Grazie. Sono felicissima e non avevo dubbi che tu fossi così attento, infatti proprio per questo, in sinergia con la libreria, abbiamo pensato di fare una piccola parte anche noi per poter essere sostenuti. Ho parlato con Pasquale Raia, l'ho sentito ieri, che era veramente avvilito, perché quello che vediamo è anche poco rispetto a quello che realmente sta accadendo, e lui discuteva con me, dice basterebbero anche avere dei binocoli, dei cannocchiali particolari che permettono di vedere il focolaio da dove nasce, che potrebbero evitarsi poi queste catastrofi. Però ovviamente poi dovremmo fermare l'idiozia, la connivenza malata di certe persone. Comunque oggi dobbiamo raccontare di Ricciardi. Sì, lasciami anche ringraziare Viviana e Serena, io le seguo da tempo, credo che siano uno dei talenti più puri che la musica napoletana possa esprimere in questo momento. Ho chiesto di contattarle, le avevo contattate anche io precedentemente, spero di inserirle non solo in questo evento ma anche in altri eventi, perché avete sentito, il loro approccio è particolarissimo e splendido, quindi mi interessa che attraverso me in questo momento abbia visibilità anche un talento del genere. A Maschio Angioino abbiamo avuto la magia di Marco Zurzolo e di Pino Tafuto e di il bassista bravissimo, però adesso non mi viene il nome, e poi anche Emanuela Loffredo e Maurizio Pica. Questa è una terza via della musica napoletana di questo momento, quindi quelle due strade, questa è una terza strada ancora più incantevole, ovviamente proprio si vede a occhio nudo. Quindi grazie per la presenza, grazie per quello che avete regalato e che regalerete ancora. Penso che loro dovranno sopportare me che parlo nell'unica finalità di sentire voi e bere il cocktail alla fine, quindi mi sento in difficoltà di essere un po' una parentesi in questo momento. Allora, io non dirò più niente, perché io credo per scontato che tutti leggano, perdonatemi, cioè io nel momento in cui acquisto il libro di Maurizio De Giovanni lo leggo, lo inizio e lo finisco. Al di là del fatto che io lo presenti o meno, io lo devo leggere, cioè per me è fondamentale arrivare, anzi vi faccio una confidenza, non è che l'ho costretto, però ultimamente i libri di Maurizio li leggo alta voce col mio compagno, perché lui dice leggi, quindi anche un ascolto più bello. L'audiolibro. Sì, praticamente sì, con la mia voce. Poi la cosa bella è che immagino te, soprattutto nelle ultime presentazioni, infatti io spero che comunque tu stasera, al di là di quella lettura, ce ne riservi anche un'altra, insomma, perché sono tutti qua per te. Io devo dire la verità, quando sono con Maurizio mi sento sempre come agli esami, sotto esami, cioè la stessa ansia, nonostante io sono una persona adulta, e perché è sempre un'emozione, incontri le persone, ci sei tu che non ti risparmi mai, che crei la sinergia, sei amato, insomma lo sappiamo, perché riesci a descrivere Napoli. Qua ci sono un po' di fan che sono state anche intervistate per Panorama, insomma ho avuto anche io questo privilegio. Prego, passate, io mi dispiace di vedervi fuori la porta. Grazie. Poi è bello essere tutti vicini. Ma certo che sì. Prego, accomodatevi. C'è anche la moquette, lo dico, per chi poi è in grado di rialzarsi, io non ce la farei, ma chi ce la dovesse fare? La cosa bellissima che per me Maurizio De Giovanni, l'ho detto pubblicamente, io non rinnego mai quello che dico, è stato soprattutto ed è
con i suoi racconti e con quello che riuscì a fare con le fiction, un riscatto per la città di Napoli. Raccontare Napoli per quello che veramente è Napoli, anche con delle piccole brutture, però rappresentarla nella sua interezza, nella sua magnificenza, nella sua grandezza. Bastasse una fiction per riscattare una città. Però lo bastasse, fai. Bastasse una squadra di calcio, bastasse una vittoria, ma manco morto, grazie. Spero non mi vogliate così male. No, io no. Grazie, Le ognuno, a scrivere. Ognuno faccia il suo bel mestiere. Io racconto storie, sono il più forte. Cioè, anche io racconto storie, ma è un altro genere di storie. quindi politicamente mi colloco all'esterno, diciamo. E quindi niente, bastasse questo. Io vorrei tanto che la voglia di Napoli che io riscontro girando diventasse la voglia di Napoli anche per i napoletani. Cioè io giro per l'Italia, mi capita di incontrare tanta gente che ha voglia di Napoli, che ha voglia di sentire parlare di Napoli, ha voglia di ascoltare, addirittura mi chiedono di leggere usando l'accento di più. E questa è una cosa bellissima, secondo me. Mi capita in Trentino, mi è capitato in Veneto, in Trentino recentemente, in Lombardia. Io credo che questa sia una cosa bella. Detto questo, l'arte qui non è mai mancata. No, tutti i tipi di arte qui li abbiamo sempre avuti. Quello che manca è, diciamo, l'economia che può derivare dall'arte. Qualcosa sta succedendo. Io vorrei rimarcare alcune cose, alcune realtà bellissime. Il Museo Archeologico Nazionale sta facendo un lavoro splendido. L'aeroporto di Napoli sta facendo un lavoro splendido. Il Museo di Capodimonte e il Bosco di Capodimonte stanno facendo un lavoro splendido. Sono realtà gestite da non napoletani. Qualcosa dovrebbe dirci questa cosa. Però io credo che dobbiamo tutti quanti stringerci attorno a loro, prendere quello che ci serve, e utilizzarlo e farlo noi stessi, però, quindi senza sederci, se possibile. Quindi io credo che sia bellissimo che attorno a un libro, perché poi attorno a un libro, l'altra sera al Maschio Angioino ci fossero 800 persone, sono felicissimo del fatto che stasera in un posto così meraviglioso, ma così di non facile accesso, perché non c'è parcheggio se non quello interno, certo. Dico, non c'è modo di arrivare. Io per esempio con lo scooter ci abbiamo messo una mezz'oretta a fare via Tasso, che c'erano due autobus incastrati, quindi diciamo non è facilissimo. Ciò nonostante, guardate quanti siamo attorno a un libro. Questa è una cosa importantissima. Cioè qui non c'è un attore del cinema, non c'è un calciatore, non c'è un cantante, non c'è, o meglio ce ne sono due splendide, però siamo qui richiamati da un libro. Cioè questa è una cosa, è da un uomo di Napoli, che siamo tutti. Questa è una cosa che secondo me è importantissima, quindi cerchiamo di ricordarcene per favore. Un libro, una storia ambientata a Napoli è in grado di richiamare tanta gente. Quindi un poco, un pizzico di orgoglio per questa cosa, cioè un pizzico di felicità per questa cosa. Secondo me è importantissimo che la condividiamo tutti, cioè non solo io che questa storia l'ho scritta, ma tutti quanti voi che ne siete partecipi, perché qui parliamo di una storia che condividiamo tutti. Questo è il 10° romanzo di Ricciardi, più una dozzina di racconti. È una persona di famiglia e man mano che andiamo avanti raccoglie sempre più gente, cioè non ha stanchezza, che poi è il motivo per cui io intendo concludere i miei racconti fra due romanzi, perché è giusto lasciare la voglia di averne ancora. È bello così. Uno ricorda con affetto quello che non ha annoiato, quello che non ha stancato. Io mi auguro che Ricciardi regga questi altri due romanzi, spero di sì, anche perché ho in mente quello che deve succedere, quindi immagino di sì. E quindi questo mi riscalda, mi dà gioia. Credo che noi possiamo aspettarci che la gente di questa città stia cominciando a volere più bene a questa città, no? Un po'. Allora, se sei d'accordo, io le sentirei ancora. Io le sentirei tutta la sera. Abbiamo organizzato 4 pezzi proprio. Quanti ne vogliono fare? Ne fanno? Secondo me tanto di guadagnato per tutti.
Allora, io direi, presentate stesso voi la... Sì, questa che vi proponiamo adesso è un'antica villanella, si chiama Burria ca fosse ciaola. La ciaola è una gazza, un uccello comunque, e l'uomo desidera poter avere accesso alla camera della sua della donna amata, appunto trasformandosi in questo uccello, per poi tornare uomo una volta che è con lei e uscirsene sotto forma di gatto. La metamorfosi in effetti in amore e nella villanella era un tema molto ricorrente, e noi ve la proponiamo senza chitarra, così a voce. Prego, signora. Burria ca fosse ciaola e ca volasse. Burria ca fosse ciaola e ca volasse. A sta fanesta di la gaiola e tu da rinda su bata chiamassa, e tu da rinda su bata chiamassa. Viena marotta mia, reviena cola, ma no la gaiola, e po tornasse a lui buon sì no gatta, e po tornasse a lui buon sì no gatta. Camma nascesse va la cataratta, ma che una cosa ma, che una cosa ma venisse fatta. Grazie. Questo, ecco, fiore. Io sapessi cantare così, non fare altro la mattina alla sera, dove? E chi si fermerebbe mai? Madonna. Brava, Maurizio. Grandi emozioni da Roberto De Simone, Gatta Scena. Cioè, io sento quelle melodie là. Ma vabbè, ma è un talento straordinario che tra l'altro esprime benissimo una delle realtà della nostra città, che è la musica. Io lo dico sempre, non credo che sia possibile vivere in questa città senza essere portato a raccontare continuamente queste storie. Perché la musica, e questo è il motivo per cui questi tre romanzi, Anime di vetro, Serenata senza nome e Rondini d'inverno, sono basate sulla musica napoletana. Perché la musica napoletana è una grande falsariga di canzoni. Io, quando scrissi In fondo al tuo cuore, conclusi con Passione. Passione era la canzone che Livia cantava a Ricciardi, che non andò a sentirla cantare. Io feci una forzatura, perché il libro è ambientato nel 32, Passione del 34. Chiesi scusa nei ringraziamenti, mi sono costituito, sì. Esatto. Mi sono costituito immediatamente per il delitto. Però era troppo bella Passione, era perfetta Passione. E ho raccontato diverse volte la storia di Passione, che era, qualcuno di voi mi avrà già sentito diverse volte dirla, era questo incontro di Libero Bovio che asseriva, non avendo avuto una vita romantica particolarmente Libero Bovio, che era un ometto piccolo e grassottello, il che me lo rende simpatico per motivi che non voglio adesso specificare. Ridi, per motivi che non voglio, devo fare finta di non capire, per motivi che non voglio specificare. Comunque Libero Bovio incontra questo suo amico estremamente mal ridotto, molto mal ridotto, e gli dice: che ti è successo? E l'amico gli racconta
che la moglie lo ha lasciato un anno prima per andare a vivere con un altro uomo in un'altra città e che lui lo aveva capito, dopo un po' si era convinto, ma non riusciva a convincere il suo corpo. Quindi lui continuava a sentire l'odore, continuava a sentire, a vederla, continuava a sentire la voce. E Libero Bovio, colpito da questo racconto terribile di questo suo amico, racconta la storia, ti vede, ti sente, ti chiama, ti voglio, ti pensa, ed è una, di una bellezza estrema, passione, passione verista. Cioè io sfido chiunque a raccontare in due versi, fatto solo di verbi, quello che è l'emozione enorme di un distacco del genere. Libero Bovio diceva che una canzone napoletana deve avere una trama. Una canzone deve avere dei personaggi e una trama. E lui scrive Reginella, scrive Zappatore, scrive O Zampugnare innamorato. Cioè scrive canzoni che raccontano storie in tre straordinarie strofe e limitatamente a tre strofe lui racconta una storia. Quindi questo fatto di raccontare una storia e di legare una trama alla canzone è una cosa che mi è rimasta piantata nel cervello, perché quando si è trattato di scegliere l'altro ciclo su cui basare i romanzi di Ricciardi mi è venuto naturale pensare a tre sentimenti. Il primo sentimento è la rinuncia, espressa da Di Giacomo in Palombe Notte. In Palombe Notte Di Giacomo cerca di dire alla sua giovane innamorata Elisa che non è possibile avere una storia con lei perché lui è troppo più grande di lei, e scrive Palombe Notte cercando di dirle di allontanarsi e non ci riesce. Quindi Palombe Notte è il racconto della rinuncia e dell'impossibilità di rinunciare. Quindi è una storia estremamente bella che io racconto, cerco di raccontare in Anime di Vetro. In Serenata senza nome io racconto quella meraviglia assoluta della musica mondiale che è Voce Notte. Voce Notte, la storia bellissima scritta da un ragazzo, Edoardo Nicolardi, a 20 anni, che nel momento disperato del matrimonio della ragazza che lui amava, matrimonio organizzato con un uomo di 70 anni, scrive in un'ora questa poesia magica che viene musicata in un'altra ora, e quella notte stessa loro la vanno a cantare sotto la finestra di questa donna. Voce Notte è la canzone, è il lamento disperato, è lo strazio infinito del distacco, è la perdita, è la separazione, è il taglio definitivo, è la fine della vita per un ragazzo di 20 anni, la fine della vita, quando dice se ti viene voglia di baciare, se ti viene voglia di accarezzare, per questa mia voce ti prego bacia quello che c'è vicino, non pensare a me, che è una cosa, è l'abisso definitivo. Quando io dovevo scrivere, pensavo a quale canzone scegliere per il terzo e ultimo romanzo di questa serie, la cosa più drammatica che possa succedere in amore è il tradimento. Il tradimento, cioè la fine di una, la presa di coscienza del tradimento, cioè l'ingresso di qualcun altro al posto di qualcuno, dove per tradimento non è la tresca, la relazione avuta di nascosto, è l'invasione del campo, l'impossibilità di vivere una storia senza vivere in un'altra. In Rondinella il protagonista dice, torna, l'avete sentito dalla bellissima voce di Viviane Serena, torna, io lascio la porta aperta, non ti chiederò nemmeno dove sei stata. Quindi non è il fatto che sia andata con un altro il problema, ma è il fatto che se ne sia andata, che è una cosa secondo me centrale. Cioè non te ne sei andata con un altro e torni, ma te ne sei andata per non tornare, per non tornare. E quando lui dice nella seconda strofa, che penso abbiamo saltato, quando dice no l'avete cantata, dice voi, tu volando per città straniere tu non puoi sapere cosa ti accadrà. Quello che non ti accadrà certamente è di incontrare qualcuno che ti voglia bene come ti voglio bene io. Ti potrà succedere solo di peggio, ma di meglio niente. E questa è secondo me una
dichiarazione di una terribile dolcezza, di un'enorme dolorosa dolcezza. E questa è il motivo per cui io ho scelto Rondinella come terza canzone, proprio per il racconto di questa drammatica situazione. Gelmi, l'attore che spara, esplode il suo colpo alla moglie, è uno che ha compreso che la moglie sta per andarsene. E spara il colpo. Ma lo spara inconsapevolmente. E forse qualcun altro che ha capito che qualcun altro sta per andarsene, che esplode quel colpo per mano di Gelmi. Quindi questo tipo di sentimento e l'intreccio fra questi due sentimenti sono il motivo per cui ho scritto questo terzo romanzo che si chiama Rondinella. Quindi è difficile comprendere realmente questo romanzo senza comprendere la canzone che c'è dietro. Io, è il motivo per cui ho cercato di tradurla e ho cercato anche di spiegarla fuori dalla città. Però io credo che questo romanzo, forse l'unico dei 10 romanzi di Ricciardi, possa essere capito soltanto a Napoli, nella sua pienezza. Quindi sono felicemente sorpreso dal fatto che stia vendendo così tante copie fuori da Napoli. Evidentemente lo capiscono lo stesso, anche se io credo di averlo raccontato veramente questo più di tutti gli altri, per chi capisce la lingua di questa musica. Maurizio. Senza dire troppo, perché stai parlando troppo, non devo parlare troppo. No, ma sono stato vago. Molto vago. Sono stato criptico. Hai raccontato più nel dettaglio le donne questa volta. Bianca, Livia, ma Bianca in particolare. Io, vabbè, mi sento Maione, quindi vicinissima a Maione, quindi non faccio testo, insomma. E anche Maione, insomma, ancora una volta ha un ruolo importante, cioè nella sua grande umanità. Una scelta voluta, perché ti stai avvicinando verso un qualcosa che forse già hai deciso come dovranno andare le varie storie, o è stata casuale? No, io metto in campo i miei personaggi e poi li vedo andare dove vogliono. Bianca cammina per una strada, Livia cammina per un'altra. Io, anzi, se ti dovessi dire da un punto di vista narrativo quale di queste strade è quella che apre più spazi, è quella di Livia, perché Livia, con Livia noi sentiamo il tuono della tempesta che sta arrivando, con Livia noi vediamo i lampi, vediamo il segno di quello che potrà accadere, con Bianca vediamo la dolcezza decadente di un'aristocrazia che non vede molto futuro. Nel mondo di Bianca si sente la raffinatezza, ma si sente la vecchiaia. Non c'è dubbio, si sente la raffinatezza, ma si sente la vecchiaia. La raffinatezza di una bellissima nobiltà che si mantiene aggrappata all'Ottocento, ai tempi del regno, a un sacco di cose. Però c'è anche la consapevolezza di un viaggio che sta vedendo la fine. Non c'è futuro. La nuova nobiltà con la N molto minuscola è quella del regime che si sta proponendo. Invece con Livia c'è una guerra che si sta già combattendo molto al di là e molto prima della guerra che verrà combattuta in realtà. E quindi la città diventa anche teatro di questo. Livia, Bianca ed Enrica sono mai più, come in questo romanzo, tre angoli di un triangolo molto ampio. Sono molto distanti l'una dall'altra in questo momento, e Ricciardi non è altro che l'elemento meno consapevole, direi, come al solito. Ricciardi è l'elemento meno consapevole. Ricciardi capisce delle cose ma rimane ignorante di altre, come giusto che sia. E vedi, la cosa divertente della scrittura è quando tu metti i personaggi in campo e gli lasci fare quello che vogliono fare. Se uno dovesse già decidere a monte quello che succederà ai personaggi, sarebbe una noia mortale scrivere un romanzo, e io non ce la farei. Quindi io sono ben lieto di stare a guardare quello che fanno i miei personaggi senza sapere quello che faranno, se non a grandi linee.
Io posso raccontare che ho avuto il privilegio di farti un'intervista a casa, quindi ho visto il luogo dove Maurizio si chiude e crea, ed è qualcosa di bellissimo. Tu l'hai visto prima o dopo l'intervento della Protezione Civile? Prima. E la cosa incredibile è che mi ha mostrato questo canovaccio, che in effetti non è altro che un grande foglio a tre. Sì. Dove lui praticamente tira lui delle classiche rette, insomma, ci scrive i vari protagonisti, uno magari si immagina chissà che cosa, invece nella maniera più semplice, più, io dico, aggregante proprio per i personaggi, lui fa così, e quando ha finito poi gira e il retro servirà per i bastardi, quindi c'è questa alternanza. Ma la cosa più bella è che veramente lui, con una semplicità e diciamo anche, mi permetto di dire, molto virgolettato, in un'intimità, eravamo e lui mi raccontava, ha fatto vedere le copertine in originali delle copie dei libri francesi e quant'altro, e lui mi ha detto: Anna, io a volte mi meraviglio, sono loro che vengono, sono loro che mi prendono per mano, sono loro che mi raccontano quello che loro vogliono dire. Quindi questo è qualcosa di bellissimo, perché Maurizio continua a essere per me quel talento che è stato sedato per anni perché ha fatto altro, però un vero talento, e quindi nella sua umiltà lui sei, io dico, un giovane ragazzo, te l'ho detto tante volte. Ma io non credo che il fatto di inventare storie ti renda migliore di come eri prima. Io ho avuto la felicità di abbracciare una persona stasera che conosco da molto molto tempo, e questa persona che conosco da molto molto tempo ricorda com'ero, e tutti noi ricordiamo come siamo. Cioè, non credo, io vedo molto spesso, mi viene da ridere in maniera un po' feroce nei confronti di chi crede di essere diventato milione per il successo. Il successo non è altro che il gradimento più o meno esteso della stessa cosa che tu facevi prima, quindi il valore intrinseco di quello che tu facevi non cambia. Allora loro, vedi per esempio Viviane e Serena, no? Che hanno delle indiscutibili qualità naturali, ma quanto studio c'è dietro quello che fanno? Quanta elaborazione, quanta fatica? Loro sì, migliorano, perché quelle facoltà naturali le migliorano, le affinano. Io no, io racconto storie e basta. Poi queste storie possono divertire, fare compagnia, come giusto che sia, ma io non ho trovato la cura a nessuna malattia. Io mi limito sempre a essere uno che racconta storie. Sono ben lieto, chiaramente, che alla gente piaccia, però io ricordo sempre che sono i miei personaggi e non io, perché io sono sempre lo stesso. I miei personaggi no, i miei personaggi cambiano man mano che io li porto avanti, e loro portano avanti me. Quindi io dico sempre: Ricciardi è primo in classifica. Non io sono primo in classifica, infatti, Ricciardi lo è, lo sono i bastardi, i guardiani, per scrivere i quali mi sono divertito da morire e mi sto divertendo da morire anche nell'ipotesi del secondo romanzo che devo fare. Mi piace molto scrivere per il teatro, perché poi sono gli attori che rendono bello quello che io scrivo, ma non è la mia scrittura. Cioè, qui non c'è nessuno Shakespeare. Però mi permetterei di dire, da umile lettrice, che tanti scrivono, però poi bisogna dire anche come si scrive e quello che si scrive, e lo dico da lettrice, è mio personale, insomma, io leggo tanto, e tu sei uno che dice sempre: io voglio avere tanto tempo per poter continuare a fare il lettore, e credo che tra tanti che scrivono, a me Giovanni piace molto, insomma, è un problema mio, non degli altri, quindi mi permetto di dire da giornalista che secondo me uno si scrive delle storie bellissime, che ci regala dei personaggi di una grande umanità, che li tocchiamo, che sono con noi a casa. Io a volte veramente, insomma, ho la sensazione, soprattutto quando leggo, insomma, 5-6 ore per leggere un libro me ne devo prendere, insomma, mi sono da tutto, stacco telefoni, qualche amica lo sa, dice: ma non rispondi, no, perché quella distrazione. Poi una volta mi spiegherai tu e mi spiegherete tutti tutta sta fatica per un giorno scarso. Cioè, io sono stato fermato per strada il giorno dopo l'uscita del libro da una gentile signora, anche, diciamo, di una certa età, non giovanissima, la quale mi ha detto: quando esce il prossimo? Io, tutto contento, ho detto: signore, è uscito ieri. No, io dico il prossimo. Cioè, è una cosa ansiogena. E uno fa tanto. Cioè, non è che è leggero, insomma. Mi fate scrivere questi libri e ve li sparate in un giorno. Cioè, fateveli durare una quindicina, un poco alla volta. Contingentateli.
cioè datevi delle pagine, tipo 10 al giorno, cioè non mi... Ma non si può, Maurizio, non si può, cioè qualcuno lo sa, io ho fatto la seconda lettura perché mi piace, perché, e poi non mi stanco, devo dire, anzi mi fa piacere. No, io ricordo, Paola si ricorderà, che il mio editore disse una volta che il più di due libri, ecco Marcucci, è arrivato Marco Zurzolo, ragazzi. Applauso da dietro la finestra. e dicevo, disse il mio editore, diceva, ma guarda, più di due libri all'anno di uno stesso autore il mercato non assorbe. È rimasta celebre questa cosa, che anche aveva finito di dire assorbe, che già mi stava chiedendo un terzo. Quindi, quindi io poi praticamente sono una fabbrica. Bellissimo. Io direi che, se siete d'accordo, assolutamente. Sentiamo loro. Anzi, decidete voi. N volte. Marco, senti loro due. Questa in effetti sono due canzoni in una. Scetate e Cerasa. Buon ascolto. Data la chitarra. Si sente la chitarra? Sì. Ok. Ma scusami un attimo, quando chiamo alle sue responsabilità anche Alessandro D'Alatri, regista della prossima serie dei Bastardi di Pizzo Falcone. Quindi me lo devo chiamare a raccolta per forza. Si dormo, se non dormo, apri la brilla, si andava momento che sta rosa, chi t'avo ben assai, sta vita mia, pota canfana canzoncella no. Ma stai dormendo, non ti sei scettata. Si fa una stella, non si può aprire. Gelosa sua arrocchiata, cacciata a capa, tutta questa sentì che sta canzosa, a gente se parla, li tre chiave. Ma fattura a me non mana un porta che ti spusa, ma rai una voce na tu pare mis e c'era. Non chiudo dormire.
Grazie. Ma che bella presentazione, che bello. No, rimarrò incontro. Famoso come quel fesso che parlava mentre interrompendo loro che cantavano. È inquietante. Bellissimo. Comunque una cosa incredibile, due canzoni insieme, poi due canzoni così insieme, mamma mia. Amore, poesia, tutto. Cioè bisogna essere sordi da un lato per cantare contemporaneamente dall'altro. No, bisogna semplicemente concentrarsi. Molto concentrarsi. Comunque grazie infinita. Grazie. Vedete come si mischiano le cose, Marco, Alessandro, Giusi, Buondonno della RAI che è qui con noi, cioè abbiamo diverse individualità importanti della serie dei Bastardi che sono qui presenti in questo posto bellissimo per sentir parlare di Ricciardi e non mi pare male. Direi proprio che quell'altro lato del canovaccio è perfetto, insomma, e sì. Sono presenti entrambi l'uno e l'altro. Mi sa che devo leggere io adesso. Mi sa che ti tocca, insomma. Leggi io. Sì, anche perché sennò. Questa non penso che lo porti. Sì. No, questo no. Andiamo a questo. Quello. Questo no, preferisco. Vuoi che ti aiuti io? No, va bene. Il dottor Modo, con la donna svenuta tra le braccia, chiamò a gran voce per avere aiuto. Come sempre, Sor Luisa fu la prima ad arrivare, nonostante la pinguetina, le gambe corte e la lunga veste. Che succede, dottor? Presto, Sor Luisa sta male. C'è bisogno di una barella. La suora si avviò di corsa verso un corridoio mentre il dottore cercava di sostenere la donna senza stringerla troppo. Il respiro era roco, umido. Modo si augurò che non avesse danni irreversibili. Dottore, ci sta una ragazza nuova. Mi dovete credere, è uno spettacolo. Donna Wanda, dite sempre così. Ci sta una ragazza nuova, è uno spettacolo, invece è sempre la stessa minestra riscaldata. La verità, donna Wanda, è che nessuno è come voi. No, dottor, stavolta è vero. E poi siete troppo galante. Ma io mi sono fatta vecchia. E questa ragazza qua, credetemi, è una degna erede. E com'è questa ragazza? Bella è bella, dottor, ma c'ha qualcosa in più. Non vi so spiegare, io sono ignorante, è intelligente. È il tipo che piace a voi, insomma. E vabbè, vediamola, va. Tengo giusto una mezz'oretta prima di pigliare servizio. Come si chiama? Ah, anche questo è speciale. Non lo vuole il nome di battaglia, si chiama Lina. E così vuole essere chiamata. Con l'aiuto di un infermiere, il dottor Modo fece adagiare la donna sulla lettiga. Il dolore della distensione la fece svegliare di soprassalto e diede un lungo, agghiacciante lamento. Il medico aveva visto e quotidianamente vedeva tanta sofferenza, ma quel sonno gli fece venire la pelle d'oca. Mentre le ruote della barella cigolavano in direzione dell'ambulatorio, fra gli sguardi curiosi dei pazienti e dei familiari, Modo rifletteva sulle procedure d'urgenza da mettere in atto. Lina, pensò, che ti hanno fatto? Mi dici qualcosa di te, non mi racconti mai niente. Dottor, lo sai, io preferisco ascoltarti. Dici cose così interessanti. E che vuol dire? Poi capirai, interessanti. Il lavoro mio è sofferenza e dolore. Io questo ti posso raccontare. E sai, non credere che il lavoro mio sia tanto diverso dal tuo. Sapessi quanto dolore in questi uomini che salgono quassù. In teoria si vengono a divertire. E invece cercano di dimenticare la sofferenza che si portano addosso. Davvero. E tu?
come lo capisci? Certe volte si mettono perfino a piangere. Io penso che se le mogli li vedessero come li vedo io, avrebbero pena invece che odio. Perché parli di odio, Lina? Perché le donne odiano gli uomini, dottò. Eppure gli uomini alle donne le odiano. Non lo sai? Una volta in ambulatorio il dottore e Sor Luisa tolsero gli abiti alla donna che era ritornata semi-incosciente. Aveva numerosissime ferite, lacerazioni, contusioni. Lividi bluastri si andavano estendendo un po' dovunque sotto l'epidermide. Lo sguardo professionale del medico di guerra, affinato da esplosioni di granate e assalti alla baionetta, riconobbe la lussazione della spalla, la frattura di un polso, il biancheggiare della punta dell'ulna che usciva dalla carne dell'avambraccio. E poi lo zigomo, entrambi gli occhi, le labbra, i denti. Il volto era irriconoscibile, gonfio, spaccato, lacerato. Il sangue scorreva dal sopracciglio squarciato, quel volto che era stato così bello. Non dire sciocchezze, dottò. Ma quali sciocchezze? Sei bellissima e lo sai. Ma quale bellissima? Se ero bellissima facevo l'attrice, mica questo mestiere. A parte il fatto che molte attrici fanno proprio il mestiere tuo, sei sicura di non fare tu l'attrice molte volte al giorno? Ecco, adesso mi fai ridere. Lo so a che ti riferisci, dottò. La verità però è che qua dentro, in queste stanze, serve proprio il contrario della recitazione. Bisogna fare in modo che non ci sia la barriera. Che barriera, Lina? La barriera. Quella che mettiamo tutti ogni giorno per non farci riconoscere dagli altri. E la tua barriera qual è? La faccia, dottò. La mia barriera è la faccia. Sicuramente c'erano almeno 4 costole fratturate e la frattura esposta dell'ulna era brutta, avrebbe avuto bisogno di un'operazione. Sul volto c'era poco da fare se non applicare un po' di ghiaccio. Il problema vero era il cranio. C'era un bozzo enorme sulla nuca, a modo sembrava anche di aver sentito al tatto una lieve depressione sopra la regione temporale sinistra. E d'altra parte, per quanto sembrasse incredibile, la donna era arrivata fin là sulle proprie gambe, quindi era stata in grado di camminare. L'altra cosa che la preoccupava era l'addome, che per ora era adattabile, non sembrava gonfiarsi per una forte emorragia, ma poteva nascondere insidie come i polmoni. Il respiro era sordo, raschiante, e il sangue che riempiva la bocca poteva avere diverse origini. Chi è stato, Lina? Chi ti ha fatto questo, amica mia? Quanti anni sono che ci conosciamo, Lina? Dottor, tanti, troppi forse. Che te ne fai di una vecchia come me? Per me ragazza eri e ragazza sei. Pure tu sei sempre il più affascinante fra tutti i clienti, dottò. E poi ci sta quest'altra cosa. Cosa? Il fatto che parli con me, che parliamo. Ti credi che è una cosa ovvia? Non lo è. Certe volte la gente nemmeno apre la bocca per dire buonasera. E io invece qui ci verrei solo per parlare con te, pensa un po'. Mi piacciono le donne, lo sai, ma tu, sei speciale. Speciale, dottò. E che tengo di speciale? Sei sensibile, sei intelligente, sei dolce. Capisci le cose senza che te le si debba dire, le capisci dagli sguardi. Oh, è che ci conosciamo da troppo tempo noi due, ci capiamo al volo. Io mi ricordo quando Wanda mi disse che c'era una ragazza nuova e questa ragazza nuova eri tu. Io ti trovai bellissima e lo sei ancora. Ah, un'altra volta con la bellezza, dottò. Quella finisce in un soffio. Lo sai, quelle come me non fanno nemmeno in tempo a diventare vecchia. Ma che dici? La povera Wanda morì che era vecchissima. Pareva a te. In realtà era più giovane di te adesso, sai. Noi non facciamo in tempo a diventare vecchia, te l'ho detto. Tu sì che fare in tempo, vedrai. E basta che tu lo chieda e verrai fuori da questo posto. Sì? E a chi lo dovrei chiedere? Vieni qua, dai, avvicinati. Il futuro mi mette malinconia. E poi mi ha fatto venire voglia di farti il solletico. La donna restava priva di conoscenza, ma in la mente ogni volta che lui la sfiorava in qualsiasi punto del corpo tradivano l'immensa sofferenza. Il dottore decise di sedarla, le praticò un'iniezione di morfina, poi cercò di riacquistare il proprio raziocinio, di liberare la mente dal coinvolgimento personale e di riflettere. C'erano lacerazioni, ma gli sembrava evidente che non erano state usate armi da taglio, i bordi delle ferite parlavano chiaro e l'ecchimosi pure. Lina era stata picchiata,
selvaggiamente, ma mani nude, mani e piedi, perché si vedevano chiaramente i segni dei calci. Una volta a terra, sulla vittima avevano inferito a lungo, forse aveva perso conoscenza, Bruno lo sperava, forse era stata data per morta, ma anche se le condizioni erano terribili non era morta, era forte Lina, lui lo sapeva quanto era forte. Una cosa è sensibile, un'altra è debole. Tu sei sensibile ma non sei debole, Lina Re. E che ne sei tutto tu? Sei così bravo da giudicare una persona vedendola solo una volta ogni 15 giorni per mezz'ora. Ognuno ha la forza che gli serve, se no non si sopravvive. Tu per esempio, sei forte o sei debole? Per fare il lavoro mio devi tenere il cuore di pietra, Lina, altrimenti non ce la fai. E io invece credo che proprio per fare il lavoro che fai tu serve un bel cuore morbido e pieno di sangue, che batte pure per quelli che non conosce. Per fare il mio mestiere serve il cuore di pietra. Ah sì? E perché? Si può sapere? Perché se no ti capita la disgrazia più grande che ti può capitare, dottor. Ti innamori. E se ti innamori che succede? Me lo dici perché non ti sei mai sposato, dottor? E che c'entra? Col mestiere che faccio? Te lo dico io perché. Perché certi cuori sono troppo grandi per farci abitare una persona sola. Una volta dato l'ultimo punto, il dottore si accorse che fuori era sera. Il respiro di Lina era regolare. Anche se manteneva quel rumore di fondo che non gli piaceva, il battito era buono, ma il rischio di un'emorragia interna era sempre presente. Quella depressione sopra la tempia dava modo a una gran preoccupazione, non poteva pensare a quello che era accaduto a Lina. Non riusciva a scacciare il pensiero di lei a terra, nell'ombra di qualcuno che la picchiava così atrocemente. Si era convinto che dovevano essere almeno in due, se non di più. Che ci faceva all'aperto di mattina? Quelle come lei non potevano uscire fino al tramonto, erano perfino costrette a farsi comprare la biancheria col sovrapprezzo perché coi negozi aperti gli era proibito farsi trovare per strada. Dove stava andando? O dove era andata? Più di tutto non riusciva a rassegnarsi all'idea che si fosse trascinata fino da lui. Il dolore doveva essere stato atroce, ma aveva pensato a lui. Le sfiorò la fronte per controllare la febbre. Quel volto tumefatto e riconoscibile non ebbe reazioni. In modo non si accorse di aver cominciato a piangere. Si sente? Ecco qua, ora si sente. Ho detto, io personalmente, tanti che hanno letto, infatti le vedo là in prima fila, cioè abbiamo fatto un pianto incredibile, veramente è una sovrapposizione di lacrime con quelle di Bruno Modo. Ecco, questo è il Maurizio e Giovanni, insomma, questo è il Maurizio che ci regala quelle cose che lui dice, ma lui alla fine che fa? Non fa niente, scrive soltanto, insomma, come scrivono tanti. No, questo pezzo, vedi, è emblematico proprio di questo, che uno deve scrivere e basta, lasciandoli andare. Non c'è una parola che sia alla considerazione dello scrittore, non c'è una parola che indichi cosa lo scrittore sta pensando e perché. Questo è un dialogo senza nemmeno la definizione di chi è che parla e un intervento di pronto soccorso. Ma il racconto di questi due è quella magia che il lettore ha e che non ha nessun altro fruitore di storie. Il lettore può fare quello che lo spettatore non può fare mai, perché il lettore può compenetrarsi nel pensiero del personaggio. Il lettore può diventare il personaggio. Non guarda un attore bravo che per quanto bravo sia fa l'attore. Il lettore entra nella testa del personaggio. Lo scrittore deve fare questo, deve soltanto trasportare in gita il lettore nella testa di un personaggio. Io non credo che ci siano, vedi, è come l'arbitro di calcio, cioè meno si vede più è bravo, cioè meno è evidente più è bravo, Juventus a parte naturalmente. Quindi lo scrittore è come veramente deve essere, io credo, meno presente possibile, che deve indicare
deve indicare un luogo piuttosto che un altro. Quindi io qui ho soltanto indicato modo e lì modo che ricorda la sua conoscenza con Lina. E Lina che purtroppo è nella condizione in cui è. Loro hanno preparato... Io altri... sentiremo altri 12 pezzi di... Diciamo che sicuramente dopo magari un regalo ce lo farete aggiuntivo a quello che è stato deciso. Io direi che in potreste... effetti volevamo farlo ora. Sì, sì. Direi proprio di cambiare, sì, abbiamo deciso di stravolgere la scaletta. Uno non si può mai fidare. No. Riguardo diciamo al tema appunto dell'amore di cui prima, in effetti c'è una canzone che ci è venuta ora in mente, che è un'antichissima villanella ricciolina di questa donna tremenda che non corrisponde all'amore di lui, che noi abbiamo unito con una di quelle canzoni che proprio chi vive di posteggio e cosa proprio non può è Sarracino, ovviamente stravolta a modo nostro. Di solito Sarracino, insomma, ad un certo punto della cena, dopo il vino, si inizia a battere così cose tipo bicchieri e baldoria, e noi l'abbiamo stravolta a modo nostro. Tene capilla riccia voi ricciolina, luoghi e briganti o sola voi marranchina, ogni fiola sappi c'è si overe passa, quasi garetta, quasi garetta mo, qua manari, qua manari da sac. E sana vasma, e sana vasma raggia, sabba tutta città. O Sarracin, o Sarracin, bello guaiolo. O Sarracin, tutte femmina fa namura. E belle facce, belle cuore, belle facce, belle cuore. Sabo fa amor, e malandrin, e tentator. Si ho guardato fa namura. Fali la li la, 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 fali la li, fali la li la. Fali la li la li la li la. Oi ricciolina, oi marranchina, oi signorina, fai la li la. Oi ricciolina, oi marranchina, oi signorina, fai la li la. Fali la li la, fali la li, fali la li la, fali la li la li la li la. Fali la li la, fali la li, fali la li la, fali la li la li la li la. Tu m'avo muerta, mai mana quarta, mai a gran tuarta, fai la li la. Tu m'avo muerta, mai mana quarta, mai a gran tuarta, fai la li la. Fali la li la, fali la li, fali la li la. Fali la li la li la li la, fali la li la, fali la li, fali la li la, fali la li la li la li la. Stella Diana, si ruffiana, fai la puttana, fai la li la. Stella Diana, si ruffiana, fai la puttana, fai la li la. Fali la li la, fali la li, fali la li la, fali la li la li la li la. Fali la li, fali la li, fali la li la, fali la li la li la li la. Grazie, grazie. Voi potrete scegliere tra ricevere in allegato la copia che ha comprato Viviane Serino o Marco Zurzolo, a seconda delle, delle,
che li vendiamo così, a pezzi. Mamma mia. Cioè, questa è veramente l'emozione, la cultura, è la nostra città. Cioè, abbiamo Marco, prima gli ho fatto una foto mentre l'ascoltava, un piccolo folletto, tu che quando suoni il sax ci incanti, insomma, l'abbiamo visto. E sei tornato fanciullo. Io vorrei avere un centesimo per tutti quelli che dopo la serata al Maschiangiolino mi hanno detto guarda, valeva la pena solo per Marco Zurzo. No, no. A cominciare da mia madre. È vero. Quindi lo dico con chiarezza. Se lo dice mia madre, non le va mai bene niente. Quindi. Ma no, non è vero, dai. Però è vero, c'ero anch'io, la signora Edda rimase incantata. Cioè, proprio si emozionò. Io penso che potremmo magari leggere un altro pezzetto. Bravo. Però da un'altra cosa. E poi magari, questo è una cosa che vorrei leggere per il mio amico Alessandro, e diciamo celebrativa, qualcuno di voi l'ha già sentita, però magari la vorrei leggere, e poi chiudiamo con, che dici? Assolutamente. Se per te va bene, chiudiamo per come dobbiamo benissimo. Chiudere. Con loro. Voi ve ne andate, io rimango a sentirle poi anche, anche successivamente. Allora, anche questa magari qualcuno l'avrà già sentita, ed è un'altra cosa che riguarda l'altro gruppo di scrittura, cioè i Bastardi di Pizzo Falcone. Mi hanno chiesto di accompagnare le fotografie di scena con dei testi per il libro Vita quotidiana dei Bastardi di Pizzo Falcone, che è le fotografie di scena della prima serie. Io tra questi ho deciso di far parlare i personaggi in prima persona. Quando i personaggi parlano in prima persona finiscono sempre per raccontarti delle cose che tu non sapevi, per cui voglio tutto a posto, sì? State bene? Ti vuoi mettere in braccio Alessandro? Ah. Quindi io leggerò un pezzo di uno di questi personaggi, se avete la pazienza di sentire. Ciao amore, sono a casa. Che frase semplice, una formula, quasi una parola d'ordine. 35 anni a dirla ogni santa sera, a volte pure a pranzo, dopo aver aperto la porta, nel momento stesso in cui metto le chiavi sulla mensola. Ciao amore, sono a casa. Prima di togliere il soprabito d'inverno, appendendolo al gancio dell'attaccapanni, quello malfermo che si sposta un po', uno di questi giorni lo devo mettere a posto col trapano elettrico. Ciao amore, sono a casa. O d'estate, quando uno suda pure a respirare, mettendo la giacca sulla spalliera della sedia per farle prendere un poco d'aria. Ciao amore, sono a casa. Un'abitudine. E che male c'è? Le abitudini ci mettono anni a formarsi. È un duro, difficile lavoro, strato dopo strato, giorno dopo giorno, quelle belle, quelle brutte. Per toglierle ci vorrebbe lo stesso tempo. Rimuovere i riflessi condizionati, pensare prima di parlare, troppa fatica. E poi si eliminano le abitudini che fanno male, no? Il fumo, l'alcol. Non quelle che ti mantengono vivo, non quelle che ti tengono a galla e non ti fanno andare giù nell'abisso senza fine. Ciao amore, sono a casa. Certo, prima lo dicevo a voce più alta, perché magari tu te ne stavi con l'aspirapolvere a pieno regime o a cantare insieme alla radio dall'altra parte della casa, e ora invece lo sussurro trattenendo il volume. E mica vogliamo che i vicini mi sentano parlare con te e pensino, ecco, il vicecommissario Bisanelli è uscito pazzo, poverino. E magari gli viene pure il dubbio che un povero vecchio pazzo non dovrebbe girare con una pistola attaccata al fianco, che è meglio fare una bella letterina anonima al questore per farlo collocare a riposo. Che dici? Invece a riposo, come ben sai, amore mio, non mi ci posso far collocare. Non ancora. Tengo da fare. Tengo qualcosa da risolvere. Il commentatore La Piana è una brava persona, per carità. Ci conosciamo da tanti anni, te lo ricordi, no? E che risate che ci facevamo a vederlo uscire col riporto e le scarpe col rialzo. Lui è simpatico, la moglie invece no. È una megera diffidente che ti guarda sempre storto, come se le volessi togliere qualcosa. E poi non esce mai di casa.
A me la gente che se ne sta chiusa dentro mi ha sempre fatto un po' paura. Noi invece, amore, uscivamo sempre. Una volta il cinema, un'altra il teatro, un'altra qualche bella mostra. Le trovavi tu le cose da vedere, spulciando giornali, acchiappando notizie alla radio. Io mi fidavo e poi magari ti criticavo per farti arrabbiare. Che strana la felicità. La felicità abita solo nei ricordi. E invece quando la vivi sei così impegnato a guardare avanti che te la perdi. Ciao amore, sono a casa. Tu sei la mia bella abitudine. Parlare con te è la mia bella abitudine. Mi tiene a galla, te l'ho detto mille volte. E allora io con te ci parlo. E ci parlerò sempre, non fa niente se la piana mi sentono. Io poi accendo lo stereo, quindi al di là di un poco di bella musica non possono sentire, ti pare? Io non mi metto certo ad ascoltare i loro eterni litigi su quel botolo che abbaia continuamente, 20 centimetri di incrocio tra un chihuahua e una zoccola, che peraltro avrà 20 anni ed è in perfetta forma. Te la ricordi Pantera? E che risate che ci facevamo sul fatto che lei trattava il cane mille volte meglio di come trattasse lui. Io ero sicuro, e te lo dicevo, che da un momento all'altro il commentatore faceva fuori entrambe, moglie e cane, in galera ma con soddisfazione. Ciao amore, sono a casa. Sì, perché casa è dove c'è chi conta per te, no? Chi si ama. E poco conta se tutto si riduce a un profumo, a un'immagine, a un ricordo. La morte, sai, è una stronzata. Una macchina che si guasta. Singhiozza un po' e alla fine si ferma. Uno cerca di riavviarla, di ripararla. Qualche volta ci riesce, qualche volta no. E si rimane fermi all'angolo di una strada che all'improvviso, da luminosa e verde e felice che era, diventa un infame sentiero polveroso, senza senso. Una macchina che si ferma è una sciocchezza, una fesseria. L'amore no, non è una sciocchezza. L'amore sopravvive alla macchina. Non è la morte che può cancellare sospiri, sguardi, parole, 35 vigilie di Natale, 35 vacanze estive, 35 pasquette, fuori porta, più di 13.000 volte. Ciao amore, sono a casa. Mica si perde tutto questo perché un dannato parassita si annida in un cervello e se lo mangia. L'amore è una cosa seria. Lorenzo sta bene, stai tranquilla. L'ho sentito ieri come ogni domenica. È molto stimato, sai, hai fatto un ottimo lavoro con lui. Fosse stato per me sarebbe uno scapestrato. O peggio ancora, un poliziotto. Fortuna che c'eri tu a dare equilibrio a lui e a me. E fortuna che ha trovato posto al nord. Lo sai che qui è tutto un casino. Uno così ordinato e preciso non avrebbe resistito nemmeno un giorno. Se mi manca, non lo so. È un uomo. Tra uomini certe cose non si dicono. Mi manca quando era piccolo. E io tornavo la sera e gli portavo i fumetti. E lui mi saltava al collo per un bacio umido e se ne andava in camera a leggere. Mi manca quando lo portavo a cavalluccio a Capodimonte, quando cercavo di insegnargli a giocare a pallone, ridendo, perché è sempre stato negato. Adesso è grande, niente baci umidi, e allora è meglio che stia dove sta bene, piuttosto che qui. Se tu mi manchi, no che non mi manchi, e come potresti mancarmi se io parlo con te continuamente, se non ho dimenticato un centimetro della tua pelle, o il colore preciso dei tuoi occhi? Si sente la mancanza di quello che si dimentica, non di quello che si tiene ben presente, limpido e preciso ogni istante del giorno e della notte. Ciao amore, sono a casa. E sono a casa sempre, mica solo tra queste mura. Io sono a casa dovunque mi trascinino questi piedi stanchi, perché io casa me la porto addosso, perché casa mia sei tu. Come una tartaruga, come una lumaca. La morte, lo sai, è una stronzata. Per questo io coltivo il mio ospite, sai. È il mio biglietto per il viaggio che alla fine mi riporterà dove sei tu. E se dove sei tu è il nulla, andrà bene uguale. Perché a quel punto almeno smetterò di pensare. E sarà bello perché pure il nulla deve essere bello se ci sei tu dentro. L'ospite, il tuo era nel cervello. Il mio lavora in silenzio nelle parti basse. È discreto, sai. Mi costringe a correre in bagno qualche volta, è vero, ma non da poi tutto questo fastidio. Il dolore a volte punge, ma ho incontrato ben altri dolori nella mia vita. Sono molto attento a non contrastare il lavoro dell'ospite. Gli chiedo di notte di darmi il tempo di fare quello che devo fare e lui mi assicura che non mi devo preoccupare.
Ho visto su internet che in effetti si potrebbe anche mettere alla porta l'ospite, ma io non ho voglia di cacciarlo via. I suoi interessi e i miei coincidono in fondo. Tutto porta a te. Quello che devo fare lo sai, amore. Te ne parlo ogni giorno dopo aver acceso lo stereo mentre Mozart e Liszt e Tchaikovsky raccontano le loro storie. Io devo trovare la gente, quello che ammazza la gente che non vuole vivere, ma non per questo vuole morire. C'è qualcuno che li accompagna alla morte, io lo so da sempre. Ma so anche che solo una disperazione assoluta, un dolore folle può spingere una persona meravigliosa ad allungare la mano sul comodino e inghiottire tutte le pillole che trova per trovare pace. Ciao amore, sono a casa. Rientrare e non trovarti, quell'unica sera disgraziata. È stato solo allora che non c'eri qui, fino alla mattina mi sorridevi ancora, tirata, straziata, nelle nebbie di un male divorante, infinito, e il giorno dopo ci saresti di nuovo stata come adesso, dolce, sorridente, piena di vita, felice tu e felice io, quando è vero che ti vedo adesso davanti a me con quel giacchino a fiori che avevi a 30 anni, col pancione di Lorenzo a 25, col broncio perché avevi trovato un capello bianco a 40 e credevi di non piacermi più, c'eri prima, c'eri dopo, ma quando ti ho trovata rattrappita in quel letto nel tuo vomito, nelle tue feci, non eri tu. Era un vestito vecchio, logoro, molto amato, ma ormai inservibile, mica eri tu. La morte è una stronzata. Per questo io lo devo trovare, quel maledetto assassino. Perché se uno non vuole vivere, non per questo vuole morire. E tu che quella sera, solo quella sera, in tutti questi anni non ti sei fatta trovare. Mi hai tolto qualche ora di amore e mi hai lasciato solo. Solo quella sera però. Perché adesso sei qui con me, e se sei con me, a me non interessa dell'ospite. Non mi interessa se sembra un po' rimbambito e quel simpaticone di Aragona dice che sono un vecchio cadente. Se sei con me, io trovo pure la forza di fargli capire come si lavora a questi strani colleghi che hanno buttato via e che invece sono bravi, ma lo devono solo capire. Metteremo tutto a posto, sai? Prima che l'ospite finisca il suo lavoro. E io troverò l'assassino. E riuscirò a far capire a questi ragazzi che gruppo possono diventare. Ce la metterò tutta. Ma ho bisogno di te. Sei tu che mi fai vedere chiaro. Sei tu che mi dai la forza. È sempre stato così. Mi basta parlare un poco con te. Come ogni giorno. Non ti devi annoiare. Io annoterò quello che mi dici nella mente, come sempre. Aspetterò di finire la giornata per tornare da te. Mi sentirai entrare dal posto dove sei. Sentirai il rumore delle chiavi sulla mensola, correrai da me, nel vento, per sentirmelo dire. Ciao amore, sono a casa. Grazie. Grazie. Questi sono i bastardi di Pizzo Falcone che vedrete presto di nuovo, che incontrerete presto di nuovo con la mano magica di Alessandro D'Alatri e col suono di un altro amico mio che li accompagnerà per la loro strada. Io sarò felicissimo di vederli ancora. Succede questo, tu scrivi di uno e ti manca l'altro. Quindi io adesso mi sento pieno di voglia di andare a trovare i bastardi. Noi, quindi grazie. Siamo felici che tu lo faccia quanto prima. Chiediamo un ultimo regalo a Viviane Serena e poi il cocktail. Saremo sopra perché c'è la presentazione di questo cocktail dedicato a Ricciardi, quindi sarà il cocktail dell'estate per tutti. È il motivo per cui siete qua, parliamoci chiaro. Quindi dopo saliamo sulla terrazza delle Muse e con Maurizio, insomma, Maurizio farà il firmacopie per chi vorrà. Abbiamo preparato con la libreria Raffaello un piccolo segnalibro che ricordi questa giornata, perché è sempre bello, ci sta Ricciardi, ci sono i bastardi, l'uno non manca per l'altro, cioè Maurizio, e soprattutto stasera abbiamo Serena e Viviana. Appunto, soprattutto. Alziamo di nuovo.
Tanto insomma già abbiamo stravolto tutto, quindi concludiamo con una cosa che non era prevista. O sole, o sole mio, stan fronte a te, stan front of you. La cosa è una giornata e sole, d'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca para già una festa. Che bella cosa è una giornata e sole, ma nato sole più bello in me. O sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Una delle presentazioni più belle in assoluto, quando si creano le giuste sinergie, quando c'è la collaborazione di tutti e si fa qualcosa di magico. Di magico c'è la città, la cultura, la musica, si incontrano in un posto magnifico che questo è veramente. Io sono felicissima che questa presentazione di Ricciardi, Rodine d'inverno, sipario per il commissario Ricciardi, sia stato accompagnato da loro, che sono fantastiche. Quindi ancora una volta grazie a Maurizio che mi ha permesso di conoscerle, mi ha permesso di contattarle. E adesso con estrema calma Maurizio che non le mollerà mai più assolutamente però. E noi ti ringraziamo personalmente per averci contattate. Grazie a Maurizio De Giovanni e ad Anna Copertino. Grazie a tutti voi, ciao.